Crimini e delitti è la nuova serie di 10 puntate sui più efferati omicidi in Trentino Alto Adige, a partire dagli anni 70 fino agli anni 90. Racconteremo nel dettaglio le indagini, i vari processi e i personaggi. Oggi parliamo della vicenda del pluriomicida Marco Bergamo, il serial killer delle donne. Perché si accanisce contro le donne? Gli psichiatri sono d'accordo. Dopo il primo assassinio, ha scoperto che uccidendo appagava il suo desiderio represso e nello stesso tempo distruggeva l'oggetto temuto e odiato, la donna. Marcella Casagrande è una studentessa di 15 anni al primo anno delle magistrali. È appena rientrata a casa dopo le lezioni. È il 3 gennaio del 1985. Butta lo zainetto carico di libri e quaderni sul pavimento, come per togliersi quel grande peso dalla schiena. Marcella è minuta. Nell'appartamento al sesto piano si siede alla scrivania per cominciare i compiti. È sola in casa. Suonano al campanello. Alla porta c'è Marco Bergamo, il figlio 19enne di una famiglia che abita nella stessa strada, con il quale in passato aveva scambiato qualche parola e l'interesse per la fotografia. L'uomo non è mai piaciuto a Marcella. È uno strano tipo, solitario, ma lo insiste per entrare. Entra, lei si gira e a quel punto Bergamo estrae il coltello e le infligge numerose coltellate, anche una mortale alla gola. La madre, quando rientra a casa nel pomeriggio, trova il corpo di Marcella in una pozza di sangue. Marcella è solo una ragazzina. La fa franca e ci prende gusto nell'uccidere. È l'esordio di sangue. Sei mesi dopo, il 26 giugno, sempre dell'85, è la volta di Anna Maria Cipolletti. Anna Maria, insegnante di giorno, Mirella di notte come escort in un locale di Bolzano e nel monolocale dove incontra i clienti. 41 anni, bruna, minuta anche lei. Bergamo si presenta come un cliente e le infligge una ventina di pugnalate. Un po' feticista, l'assassino le sottrae i suoi indumenti intimi. La doppia vita di Mirella le è fatale, ma nessuna delle vittime di Bergamo ha subito violenza sessuale. Ricordo benissimo quel 1985, quando in pochi mesi ci furono a Bolzano questi due terribili omicidi di una ragazzina uccisa nella sua casa, Marcella Casagrande, e poi di un insegnante, Anna Maria Cipolletti, che aveva una doppia vita. E ricordo benissimo perché ero una giovane cronista di nera del quotidiano Alto Adige e quindi si era diffusa in città un'inquietudine che poi si è via via attenuata riguardo almeno a questi omicidi che erano stati fatti con accoltellamento. E è stata attenuata, e per 7 anni ci furono altri efferati fatti di cronaca, omicidi, uomini e donne assassinate, ma non con quelle modalità almeno. Gli omicidi sono causa della sua rabbia sessuale verso le donne? I genitori di Bergamo sospettano che il figlio si comporti in modo strano. Forse anche che sia un omicida o abbia compiuto atti violenti. Fin dai 13 anni colleziona coltelli e ne ha uno sempre alla portata. Intanto inizia a lavorare come saldatore e carpentiere. Forse per il controllo dei genitori, per 7 anni Bergamo non colpisce e non fa altre vittime. Una lunga pausa che porta gli inquirenti su piste sbagliate. È difficile
collegare i due omicidi. Il 7 gennaio 1992, però, colpisce ancora. Renate Rauch viene trovata cadavere nel parcheggio a Bolzano, dove si appartano spesso le prostitute con i loro clienti. Renate, 24 anni, è una giovane tossicodipendente, sbandata. Si prostituisce occasionalmente per procurarsi la dose, davanti alla stazione ferroviaria del capoluogo bolzanino. Sul luogo del ritrovamento alcune donne depongono un'orchidea. Le lucciole del rione dicono che era una ragazza dolcissima, indifesa, con la quale condividevano lo stesso marciapiede. È capitato a lei, poteva capitare ad ognuno di noi. Lei non riusciva a stare attenta a se stessa, ammettono le prostitute. Giorni dopo, sulla tomba, viene ritrovato un biglietto. Mi dispiace, ma quello che ho fatto doveva essere fatto. E tu lo sapevi. Ciao Renate. Firmato M.M. Meno di due mesi e Bergamo uccide la sua quarta vittima. È Renate Troger, 19 anni, vive di espedienti, si muove in autostop. È il 21 marzo, il primo giorno di primavera. È sparita da casa da due mesi. Il suo corpo viene ritrovato in un piazzale di Campodazzo di Renon, a una decina di chilometri da Bolzano. La ragazza ha accettato un passaggio in auto da Marco Bergamo, che infierisce sulla donna con 16 coltellate. Secondo l'autopsia, è morta verso le 4 di notte. Il modus operandi è sempre lo stesso. Gli inquirenti cominciano ormai ad avere la certezza che vi sia un'unica mano dietro tutti gli omicidi, ma nessuno sospetta ancora di Bergamo. Ed è chiaro che l'eccitazione di Bergamo di possedere le donne arrivi fino ad ammazzarle. Siamo sempre nel 1992 e trascorrono altri tre mesi. È passata da poco la mezzanotte. Il 6 agosto Bergamo uccide la sua quinta donna, che si prostituisce sporadicamente nel capoluogo altoatesino, in via Macello a Bolzano. È Marika Zorzi. Ma Marika lotta e Bergamo lascia tracce inconfondibili sul luogo della morte. È infatti lo stesso Bergamo a tradirsi. Marika Zorzi, 20 anni appena compiuti, viene ritrovata cadavere dopo aver ricevuto 26 coltellate sulla strada che dalla funivia porta al colle. Muore per dissanguamento. Qualcuno ha notato la Seat rossa. I primi testimoni parlano del colore dell'auto e di alcuni numeri della targa. Vengono interrogate anche alcune prostitute per capire se vi sono clienti pericolosi. Da tempo hanno paura e alcune si sono dotate dei primi telefonini e si sono accordate che se vedono qualcosa di strano scrivono il numero di targa. E da mesi hanno messo una taglia di 10 milioni di lire su chi riesce a dare indizi utili sull'omicida seriale. Ricominciò tutto sette anni dopo, nel 1992. E sette anni in cui non si era più parlato di questo serial killer. Nel 1992, prima in gennaio, fu ritrovata uccisa in un parcheggio nel retro di un distributore di benzina una giovane ragazza, Renate Rauch, che era tossicodipendente, che occasionalmente si prostituiva per
pagarsi la droga. Dopo 2 mesi fu trovata uccisa Renate Trugger lungo la strada, la statale del Brennero che portava a Bressanone, ed era una giovane donna che cercava il suo posto nel mondo, faceva la cameriera occasionalmente, aveva molti amici nei bar, si spostava in autostop e fu trovata anche lei uccisa a coltellate. E poi il 6 agosto del 1992 fu trovato il corpo senza vita di un'altra povera ragazza, la terza di quei 6 mesi, Marika Zorzi, sulla strada che saliva al colle. Fu soprattutto dopo questo terzo omicidio che il sostituto procuratore Rispoli accostò tutti gli altri omicidi di quell'anno e anche del 1985 a un'unica mano, che poi si scoprì fosse quella di Marco Bergamo. Cosa aveva fatto in 7 anni Marco Bergamo? Perché questa pausa? Perché emerse anche dalle carte processuali che era stato molto controllato in famiglia. Probabilmente i genitori avevano sospettato da subito che in qualche modo potesse essere coinvolto quel figlio dalla vita solitaria e dalla psicologia complessa. Le forze dell'ordine, quel 6 agosto, giorno dell'omicidio di Marika Zorzi, chiudono in cerchio la città e istituiscono ovunque posti di blocco. Alle 6:30 di mattina di quello stesso giorno, la polizia lo ferma all'entrata del casello autostradale di Bolzano Sud e dalla perquisizione emergono le prime prove del delitto. Lo mettono in stato di arresto. Bergamo non era sospettato. Si cercava un uomo con i baffi a bordo di un'auto rossa, un uomo che frequentava le prostitute, ma senza conoscerne l'identità. Ora ci sono le prove. È lui il killer delle donne. Nel baule dell'auto vengono ritrovati il rivestimento di gomma piuma insanguinato e i suoi vestiti macchiati di rosso. Lì trovano anche l'arma del delitto. Il coltello. Nella colluttazione la vittima ha scheggiato il parabrezza dell'auto e lo specchietto retrovisore è rinvenuto sul luogo del delitto, come il frangiventi della portiera. I genitori con i quali vive sono in vacanza e lui ha potuto agire indisturbato. Per la procura vi sono evidenti affinità con gli altri delitti e gli attribuisce tutti 5 gli omicidi. Per la stampa è lui il mostro di Bolzano. Davanti alle prove confessa, ma non tutti, solo 3 omicidi, quello di Casagrande, Rau e Zorzi, ma nega gli altri 2, quelli di Cipolletta e Torger. I magistrati però sono del parere che tutti siano compiuti dalla stessa mano, la sua. Bergamo viene condannato all'ergastolo, più 30 anni di pena, l'8 marzo 1994. Sentenza confermata anche in via definitiva. Nell'aprile dello stesso anno, il padre dell'omicida, Renato Bergamo, 72 anni, sale in soffitta e si impicca. Oggi il femminicidio è un neologismo ormai entrato nel linguaggio comune. Si tratta di quell'omicidio fatto da un uomo che uccide una donna perché questa donna si nega o in qualche modo si oppone alla sua volontà. La maggior parte dei femminicidi avvengono nell'ambito familiare e amicale, quindi sono mariti, fidanzati, amanti che uccidono la loro donna, soprattutto nel momento in cui questa decide di staccarsi da loro. Nella nostra cultura questo non è poi così strano, perché il delitto d'onore è stato abolito in Italia nel 1981. Prima del 1981, e parliamo poco più di 30 anni fa, era un reato contro la morale. Quindi era in una certa forma più leggero, e anche se c'era stata una violenza su una donna, un rapimento di una donna con violenza, c'era il cosiddetto matrimonio riparatore. E quindi praticamente non esisteva reato.
Marco Bergamo non aveva nessun grado di parentela con le sue vittime, però aveva lo stesso rapporto portato all'estremo difficile con una donna. Mentre un marito uccide la moglie che si vuole separare, o il fidanzato, la fidanzata che lo tradisce, la uccide perché questa si nega a lui e vuole allontanarsi e lui non ha più il possesso su di lei, Marco Bergamo uccideva anche lui per un estremo possesso della donna. Cioè, uccidere una donna significa possederla in modo totale. Lui non riusciva a possederla in altro modo. E quindi era sempre questo rapporto scompensato di disequilibrio fra un uomo e una donna nella sfera affettiva. Marco Bergamo muore nel carcere di Bollate nel Milanese per una grave infezione polmonare. Ha 51 anni, la metà degli anni li ha trascorsi in carcere. È il 17 ottobre 2017. Nelle testimonianze Bergamo ammette: la donna mi ha sempre fatto paura. Paura di non essere all'altezza. E allora giù le coltellate. Per i psichiatri uccidere era diventata l'estrema perversione sadica, la modalità per possedere la donna. Bergamo non si è mai pentito degli omicidi.